puntata con un nuovo video e oggi manca un passaggio per me fondamentale nel mio make up. Intanto, come vedete, sono truccata davvero poco sugli occhi, ho solamente due ombretti molto chiari e non ho voluto mettere né righe d'eyeliner né niente perché oggi voglio provare con voi, cioè io ovviamente l'ho già provato, voglio farvi vedere insomma dei prodotti che mi sono stati inviati. E si tratta di alcuni prodotti che fanno davvero delle ciglia wow. Quindi volevo farveli vedere all'opera. Mi è arrivato tutto in questa pochettina. Come leggete, la marca appunto di questi prodotti è la Whimperwell, che è una marca anche abbastanza famosa appunto in questo campo di ciglia. Io ovviamente vi lascerò tutti quanti i riferimenti giù nell'info box e vi invito insomma a farci un salto perché io mi sono innamorata di questi prodotti. All'interno della pochettina, oltre ai prodotti, ci sono diciamo le istruzioni d'uso, che quindi appunto spiegano intanto cos'è ogni singolo prodotto e poi i vari passaggi da fare. E poi appunto mi sono stati inviati tre prodotti. E vi dico anche i prezzi, perché in tutto ciò ho anche il catalogo con i prezzi, e che giù nell'info box vi metterò i prezzi di tutti quanti i loro prodotti, cioè vi trovo praticamente questa pagina qui, perché trovo che insomma sia importante anche magari per farsi un'idea dei prezzi. Secondo me i prezzi non sono altissimi per la qualità poi del prodotto. Come vi dicevo, i prodotti sono tre. Il primo prodotto è un pre-mascara che appunto, come dice la parola stessa, va applicato prima del mascara. Utilizzato appunto sotto al mascara, promette un maggior lunghezza e cura anche delle ciglia. Faccio vedere lo scovolino. Ah, questo scovolino piccolino, e come vedete, io spero che riusciate a vedere il più possibile, è un prodotto, ecco, altamente cremoso che serve proprio per idratare le ciglia, visto che magari sia i normali mascara che questi trattamenti con le fibre tendono magari ad essere un po' aggressivi. In questo modo, con questo pre-mascara, andiamo anche a preservarle. Quindi questo è il primo step. Ora proviamo tutto insieme. Poi il secondo prodotto è un semplicissimo mascara che si chiama appunto Volume Max Mascara. Ed è un mascara molto bello perché a me già solo lui da solo mi piace tantissimo. Ha questo scovolino molto molto semplice, ma al tempo stesso, non so se riuscite a vedere i dentini dello scovolino, riesce davvero a prendere benissimo tutte le ciglia. E già secondo me solo con lui, poi vi farò vedere, si ha davvero un bellissimo effetto invidiabile anche a mascara più costosi. Ah, un'altra cosa importante di questo mascara che sta scritto, diciamo, su manuali d'uso è che è adatto anche a chi ha l'extension sulle ciglia perché è molto molto delicato, quindi ci tenevo insomma a dirvelo. E poi appunto diciamo c'è il pezzo forte che è questo flaconcino che si chiama Ciglia in Flacone e c'è scritto proprio allungamento delle ciglia per meravigliose lunghe ciglia, e effettivamente è così. Allora, queste sono delle vere e proprie fibre. Delle fibre simili a quelle di Essence. Il fatto è che io ne ho un paio, un barattolino bianco che pensi a Cosmoproof, e sono bianche appunto. Invece queste hanno la particolarità, intanto, come vedete, di essere nere. Faccio vedere. Non so se le vedete. Eccole qua, le ho prese un po' per farvi vedere, insomma. Sono proprio delle fibrette nere. E la differenza, secondo me, è sostanziale con le altre fibre, appunto. Io non ho quelle di Essence, onestamente non le ho provate, ma ho queste qui del Cosmoproof. E che dopo un po' che ho su, diciamo, questo trattamento, non questo, ma intendo gli altri tipi di fibre,
E a un certo punto inizia a sgretolarsi il mascara e cadono tipo pezzi su tutto il viso ed è una cosa fastidiosa soprattutto se si sta fuori casa parecchie ore, mentre con questo non succede assolutamente. Quindi secondo me è già un grandissimo vantaggio. Ora avvicino la videocamera e li proviamo insieme. Io, come vi ho detto, li ho già provati e li sto davvero adorando. E non ho messo appunto righe d'eyeliner, niente, perché non volevo nulla che potesse ostacolarvi, insomma, la visione del mascara. Allora, vado ad applicare prima di tutto il pre-mascara. Che come vedete sulle ciglia non dà nessun particolare effetto, ma voi le sentirete diciamo leggermente umidicce perché si sente proprio che è come fosse una cremina che appunto le idrata e le nutre. Ok, ora andiamo a mettere il mascara normale, quindi il volume Max Mascara. Se esco ogni tanto dall'inquadratura è perché nel frattempo cerco di guardarmi allo specchio, quindi scusate. Cerco anche di non sporcare il trucco, ma se lo sporco, sti cavoli, insomma. Ci tengo a farvi vedere proprio l'effetto. Questo è quello che vi dicevo prima. Secondo me, già solamente così dà davvero un bellissimo effetto, invidiabile anche a tantissimi altri mascara. Cioè, come vedete, ha volumizzato e poi, come vedete, è nerissimo. Che questa è una cosa che io noto sempre nei mascara, anche perché io ho le ciglia piuttosto chiare, come vedete di qua, non si vedono quasi perché sono bionde. E quindi apprezzo tantissimo quando i mascara sono ultra black. Ora andiamo a prendere le nostre ciglia nel flacone. Io vi consiglio questo passaggio di farlo prima di fare la base, perché comunque potrebbero cadervi qualche fibretta sul viso, o poi spolverate con un pennello, magari fate prima gli occhi e poi la base, ma insomma quello è il minimo. E le vado a mettere su un mascara ancora fresco. Ora vado a riprendere il volume, il mascara Max Volume, e lo vado a ripassare, diciamo, come sigillante. Praticamente voi questo procedimento lo potreste anche fare due volte, ovvero adesso ripassare le fibre e poi ripassare il mascara, dipende voi quanto volume desiderate, quanto vi piacciono lunghe, è molto molto in base ai vostri ovviamente gusti personali. Io tendo sempre a fare solamente uno step come sto facendo adesso con voi, perché altrimenti è molto più facile che tendano anche un pochino, ad esempio come vedete qui, ad appiccicarsi fra di loro. E tant'è che quasi sempre, ora non ce l'ho qui a portata di mano perché sono nella postazione dei video, e prendo il pettinino e le pettino appunto in modo da levare i grumetti e l'eccesso di prodotto e di fibrette. Però se volete potreste fare anche un'altra passata. Faccio così, vado a prendere il pettinino così vi faccio vedere l'effetto anche appunto levando l'eccesso di prodotto. Eccomi qui, ho preso appunto il pettinino. Adesso se noi andiamo a pettinarle, andremo a levare le fibrette in eccesso e anche il prodotto in eccesso.
Ora io ho fatto passare anche un po' di tempo perché appunto sono andata a prenderlo, ma se lo fate subito il risultato è ancora migliore. Metto anche un po' di mascara sotto, però lo metto senza fibre io sotto, anche perché nella parte inferiore non amo effetti particolarmente drammatici. E questo qui sarà il risultato finale. A me piace davvero tanto e resiste tutto il giorno, e quindi io lo adoro. E poi insomma guardate la differenza con l'altro occhio. Penso che è più che palese, insomma, che è veramente un ottimo prodotto. Faccio un attimo l'altro occhio perché non mi posso vedere un occhio sì, un occhio no. Ecco qui entrambi gli occhi truccati. Vediamo se riesco a farvi vedere quello che intendevo prima. Non so se vedete, qui ci sono questi puntini neri che sono appunto le fibre che sono un po' cadute. Quindi è per questo che consiglio poi di spolverare comunque bene con un pennello o di fare la base dopo. Sono quindi dei prodotti che io assolutamente vi straconsiglio. Come vi ho detto, vi lascerò tutti quanti i prezzi giù nell'info box, appunto per farvi un'idea. Poi qualsiasi altra informazione volete al riguardo, basta insomma che me lo chiedete. E comunque è un prodotto che consiglio soprattutto a chi ama un effetto drammatico delle ciglia. Come vedete è super voluminoso, super nere, ma magari non amo mettere le ciglia finte tutti i giorni, tipo me, anche perché non so per quale motivo non riesco a tenerle, ad esempio, tutto il giorno, perché dopo un po' il mio occhio incomincia a irritarsi, incomincia a darmi fastidio. Quindi questo secondo me è davvero una buonissima alternativa. E io ripeto, anche solamente il mascara da solo a me piace tantissimo. Non avevo ancora mai fatto vedere in un tutorial perché ci tenevo a farvi vedere prima questo video, prima di farvelo vedere insomma, però io lo uso davvero molto spesso, quindi assolutamente anche solamente questo magari per tutti i giorni e tutto quanto il kit per un effetto più drammatico da sera, anche se onestamente ci esco tranquillamente di giorno perché a me piace da morire, cioè cambia radicalmente l'occhio secondo me. E quindi ve lo straconsiglio. Ringrazio ancora l'azienda che appunto mi ha inviato questi prodotti, anche perché insomma è praticamente la prima collaborazione veramente make-upposa, visto che le altre sono state più che altro di creme, quindi più la parte della skincare. Quindi sono stata davvero contentissima di provare questi prodotti che appunto mi sono piaciuti tantissimo. E io vi mando un bacione, fatemi sapere se avete mai provato questi prodotti e se vi è piaciuto il risultato finale. Ciao!